nella testa ce l'ho, ma non ti nego che ci sta, ci sta, ci può stare che cambiamo, perché non mi sembrava corretto dopo 4-5 partite, ma dopo 9 partite, vedendo anche all'opera Brunelli, devo dire che ci può stare che può scendere in campo dal primo minuto. Brescia Lupoli come sta? Anche su sta roba degli infortunati, ragazzi, gli infortunati si devono allenare per giocare con veemenza, perché non è che uno fa un allenamento ed è pronto. Anche sta roba qua, il problema di Arturo è che ogni giorno, poverino, ne ha piccoli fastidi, non riesce ad allenarsi con continuità, e devo dire che per noi è un problema. Non vi nevo che è un problema, dopo 10 anni sono giocatori importantissimi che in fase d'attacco ci creano tanti problemi a non averli, però io preferisco sempre mettere in campo gente che sta bene fisicamente, che riesce a ricorrere all'avversario, che ha una presenza fisica. E dopo anche il fatto di far giocare gente che non sta benissimo, sta sempre là a rischiare di farli fermare di nuovo perché non hanno una tenuta fisica. E vedremo, però sicuramente dobbiamo lavorare un po' di più con l'infortunato, avere la possibilità di averla a disposizione e lavorarci nel quotidiano. Io la partita di Pistoia ha dimostrato, oltre che i ragazzini, tra virgolette, hanno dato il loro consueto apporto, ma l'avevamo già visto in prima squadra, di poter vedere forse per la prima volta Fotario, Vincenzi, Provenzano, lo stesso Di Tacchio. Che impressione hai avuto di questi giocatori? Non ti nego che Provenzano è cresciuto molto in questo periodo. L'ho anche detto in radio. Quando sono arrivato era un po' un ragazzo timido, un ragazzo che di grande presenza fisica, però lasciava un po' a desiderare sul piano personale. Devo dire che sta crescendo molto. Dopo la fisicità è un ragazzo che riesce, gioca bene a calcio, ai tempi giusti, ed è stata una bella sorpresa, ma non avevo dubbi perché lo vedevo veramente che stava migliorando, però la partita è quello che è termometro, no? Quello che ti fa capire se veramente quello che vedi veramente dopo è la partita che te lo dimostra. Fautario forse non sta benissimo, però oggi Fautario questa partita ha dimostrato, ma come l'aveva dimostrata anche a Sant'Arcangelo, prima di prendere la legnata sulla caviglia che l'ha tenuto borderline per un mese a questa parte, è un giocatore di categoria, un giocatore di personalità, un giocatore che in campo si sente, si fa rispettare, va faccia a faccia con l'avversario, ha la tigna giusta, e per noi anche il suo recupero è molto importante perché siamo un po' carenti su questo aspetto qua. E Montella invece come sta? Antonio sta meglio, martedì, mercoledì è andato a fare un trattamento dal dottor Castellacci, ha sempre un problema con questa caviglia, non riesce, per diritto riesce a scattare bene, quando un po', se vedete quando la prende un po', prende la corsa un po' zig zag in diagonale, zoppichia ancora un po', però devo dire che questi ultimi due giorni si è allenato molto. Ma domani sarà a disposizione? Sì. Il fatto che tutte le avversarie che sono in questa classifica, diciamo, del Pisa giocano sempre prima del Pisa, voi scendete in campo sempre dopo aver saputo cosa hanno fatto, può essere un pochino che vi può mettere un po' in difficoltà? Un po' di tensione in più, la prego, però non dobbiamo pensare solo a giocare, la dimostrazione è anche a Savona. Noi preferisco avere una squadra meno bellina, perché per mezz'ora a Savona abbiamo tenuto il pallino di gioco, dava una sensazione di non potevamo mai farci gol, sì, non eravamo brillantissimi, però tante volte bisogna essere più presenti, meno belli, e forse questa è la cosa che ci manca, e non vi nego che ci sto lavorando, ma con tranquillità, perché non posso nemmeno andare a gamba tesa con i miei ragazzi, perché ho tanti ragazzi giovani, questa squadra manca un po' di personalità, ma personalità sulla cattiveria, di come tenere il campo, la lettura di gioco tante volte. Proviamo a fare anche delle cose, anche quando non stiamo bene, vogliamo provare sempre a fare, invece la lettura deve essere diversa tante volte. Può darsi, per chiudere definitivamente con la partita di Savona, che è sembrato ci sia stata
passami la parola, un attimino di sufficienza, nel senso che il Fisa aveva sempre avuto un approccio positivissimo sia a Teramo, sia a Sant'Arcangelo, sia in casa l'ultima cosa. Guarda che la prima canzone è stata una delle migliori. Sì, esatto, però non cattiva, non aggressiva, diciamo. Ma anche dopo le partite bisogna dargli una lettura, provare a dare una lettura per far capire anche a chi ci ascolta, a chi bisogna spiegare, no? Se Mannini non si inventa quel gol, noi non eravamo pericolosi, non facevamo male poco. Con Savona uguale, noi potevamo stare una giornata, secondo me, la partita finiva il giorno dopo, noi facciamo male. E questa è un po' la pecca nostra, è normale che dopo, quando cominciano a capire loro Sbarella come gioca, e veniva triplicato sistematicamente il primo tempo a Savona, capisci che dobbiamo trovare altre alternative, però quando mancano giocatori importanti in avanti fai fatica perché tante volte non la puoi alzare, perché con Ciani puoi fare un gioco diverso, puoi tirare un po' la palla più alta e mandare sulla seconda palla i centrocampisti e gli attaccanti. E le caratteristiche dei giocatori tante volte non ci fanno fare le scelte che vogliamo, no? Come preparare il partito, però speriamo di averli tutti a disposizione e di riuscire a fare le cose che hanno in testa. Senti, mi hanno detto, tornando ai dubbi che potresti avere per la partita di domani, potresti anche pensare a due giocatori soli in avanti? Perché? Allora loro hanno sempre giocato, tranne Arezzo, 4-2-3-1. È una squadra che in transizione negativa non lavora benissimo, però in fase d'attacco bisogna stare molto molto attenti. Ad Arezzo hanno giocato con una difesa 3 e mancava Ceccarelli. Domani manca anche Ceccarelli e secondo me loro domani cambieranno qualcosa. Secondo me non verranno a giocare qua 4-2-3-1. Spero di sbagliarmi. Ma per noi cambia poco. Noi l'unica roba che la differenza di questa partita la può fare la nostra velocità di partire al momento giusto e fargli male, ma secondo me non verranno qua a giocare con 4-2-3-1. Una domanda che è scontata, anche se ti riguarda marginalmente dal punto di vista tecnico, ma le voci, quello che sta succedendo un po' in società, non disturba l'ambiente dei ragazzi? A me sinceramente no, perché ho sentito dire anche quei dipendenti sono stati pagati 15 giorni prima in 2 mesi. C'erano dipendenti che non prendevano stipendi, più di 10 persone che non prendevano stipendi da maggio e sono stati pagati stipendi fino a settembre. Io a livello economico so e per sicuro che Lucchesi problemi di liquidità non ne ha, anzi sta facendo tanto per la società. Non male che c'è un problema importante, non da sottovalutare. E non ti nego che la squadra, ho chiamato anche Lucchesi, ho fatto parlare alla squadra, perché oggi noi abbiamo bisogno di tutto tranne che ci creiamo i problemi da soli. Che già questa è una città un po' che vive di calcio, no? Non c'è pallavolo, non c'è pallacanestro, sì. A livello sportivo. Sì, per sportivo, no, chiaro. Stavo riprendendo. No, a livello sportivo. A livello sportivo sì, però non ti nego che non ci sto mettendo bene, ma lo dimostra anche io perdo già tantissimo tempo per fare quello che è riuscire a fare, a portare questa società a livello sportivo a completarla, perché ancora non è completata. Il fatto di andare a avere un centro e andarci tutti i giorni a vedere i lavori come stanno andando, non far mancare niente ai ragazzi, mettere sempre a disposizione una struttura adeguata, devo dire che mi porta via tantissimo tempo. Io mi occupo della parte sportiva, sulla parte finanziaria, sulla parte societaria c'è Lucchesi, da parte mia c'è grandissima fiducia, ma anche i ragazzi, perché in questi 2 mesi tanti giocatori hanno giocato in altre società, e la cosa che sento dire spesso è che a livello organizzativo, per come trattiamo noi i giocatori, pochissime società trattano i giocatori come li trattiamo noi, e per noi questa è una parte importante. Mister, tornando all'aspetto di preparazione della partita con l'Aquila,
Dopo Savona ti feci la domanda se la partita con la Pistoiese era più un invito che altro, e mi rispondesti che la vedevi come un po' un ostacolo nella preparazione. Alla luce della prestazione di Pistoia, sei sempre di questo avviso oppure tutto sommato è stata anche una cosa positiva giocare? No, subito perché il giorno di scarico doveva venire settimana prossima, lunedì prossimo, invece l'abbiamo messo questa settimana qua. È stata una settimana di scarico, abbiamo lavorato pochissimo a livello fisico e abbiamo preparato la partita di Pistoia e da ieri abbiamo cominciato a lavorare sull'arbitro. C'è stato solo, abbiamo slittato una settimana. Noi facciamo sempre 4-5 blocchi al mese di lavoro, dopo una settimana sempre di scarico. La settimana doveva venire settimana prossima e l'abbiamo spostata. C'è un giocatore dell'Aquila che non vorresti vedere in campo, che mi reputi particolarmente pericoloso? Ma voi sapete che non parlo, faccio fatica a parlare sempre del singolo. È una squadra che tante volte rischia tanto, perché lascia sempre i 3-4 giocatori offensivi sempre molto bassi per conquistare palle e ripartire. Noi dobbiamo fare molta attenzione sul loro reparto offensivo, perché sul reparto offensivo fanno delle robe, si muovono bene e possono creare tantissime difficoltà. Ritorno alla cosa che ci prima su il fatto che la squadra deve crescere come personalità, ma ti chiedo, la collego un po' anche al fatto, non so se penso c'entra, non so se c'entra anche il fatto degli infortuni, non tanto perché ma si va a dire che i giocatori che mancano poi sono quelli almeno sulla carta che i giocatori più rappresentativi in termini di pensa di tacchio, Rupoli, sono i giocatori sono giocatori rappresentativi ma in campo non avevi si cambia, però è anche vero che tante volte, quando io parlo di personalità, non bisogna dimenticare che abbiamo tantissimi giovani in campo, no? È normale che un po' di personalità peccano un po' di personalità. Però oggi, quando vado ad analizzare le partite, quando vado a buttare giù il lavoro quotidiano e per far vedere il video ai miei ragazzi lavorare sugli errori che facciamo, perché anche tante partite, se vedete bene, anche Pistoia, siamo passati in vantaggio, abbiamo cominciato a giocare con scioltezza, la palla andava molto più fluida, no? Perché c'è paura, si gioca col braccino, c'è sempre la paura di poter sbagliare, di poter perdere, e ci può stare questo. Però se noi ci alleniamo in un certo modo, se proviamo a fare un calcio propositivo, tante volte ci sta che si sbaglia, però dopo stiamo là a pensare, madonna, ho sbagliato, ma come facciamo? E dopo sta squadra va in difficoltà quando comincia a sbagliare un po' tanto, perché anche Savona abbiamo sbagliato l'impossibile e andavamo sempre, non eravamo mai padroni del campo, perché dovevamo sempre rincorrere, abbiamo sbagliato tante scelte, però questo devo dire che ci stiamo lavorando, ma non è un percorso che arriva subito.